Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo 82esimo episodio della nostra Master League con l'Inter Swiss Pro Evolution Soccer 2, signori. Allora, veniamo dal video di ieri in cui abbiamo pareggiato col Dortmund, ma è stato un pareggio importante perché ci ha consentito di guadagnare un punticino sul Chelsea e due punti e un punto sulla Fiorentina, quindi attualmente siamo secondi. Ci ha portato anche in dote altri due punticini mercato che, signori, ci andiamo a spendere subito senza pensarci troppo. Scusatemi, mi è salito un attimo la caponata. E andiamo a prendere Claudio Lopez, signori, subito, senza indugi, senza paura. Io avevo dimenticato di rimettere l'audio. Prendiamo Claudio Lopez, signori, senza pensarci. Ne abbiamo 32 precisi. Chi andiamo a buttare fuori? Andiamo a buttare fuori un attaccante, ovvero Njord. Ciao Njord, non hai mai visto il campo e continuerai a non vederlo. E diamo il numero di maglia. Che numero c'ha Lopez? Lopez c'ha la 19? Ma sì, lasciamoli la 19. Può essere che li porta bene, signori. Può essere che li porta bene. Detto questo, partiamo subito con il video, con la partita. Ma prima di partire col video, signori, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. E così vediamo di crescere sempre di più, signori. Allora, andiamo a caricare la nostra formazione. Carica formazione dell'Inter, vai così e carichiamo la formazione. Vediamo un attimino come siamo combinati. Perché ora abbiamo due signori attaccanti, signori. Abbiamo due signori attaccanti che devono fare un po' di sfracelli, è giusto? E io direi che possiamo provare a scendere in campo così, con Babangida da questa parte, Miranda da quel lato e a posto di Castello entra Ronaldo, a posto di Bolatta entra Claudio Lopez. Direi di provare così, signori, e vediamo che cosa succede. Vediamo che cosa succede. Ne abbiamo sempre 5 dietro, è vero. Però vediamo. Però vediamo. Abbiamo un Ronaldo e un Claudio Lopez lì che possono sfruttare molto le triangolazioni e altre cose simili. L'importante è vedere di riuscirle a indovinare. Che questo già mi sembrerebbe un buon punto di partenza. Ovviamente non dobbiamo farli fare il cavolo che vogliono a questi, perché se li facciamo fare il cavolo che vogliono a questi non è che ci fanno un gol, ce ne fanno quattro. Aprila lì, bravissimo, Jorga, fermati zio, va bene, rimessa laterale per noi, va bene, va bene. Abbiamo guadagnato una rimessa laterale, calma, calma, calma. Io devo tornare a giocare, porca miseria infame, mannaggia a me quando parlo troppo. E non sono concentrato sulla partita. Dobbiamo tornare a giocare come giocavamo a inizio stagione, ovvero con i passaggi, le triangolazioni per vie centrali. Perché c'è stato un periodo in cui Babangida era tornato a fare gli sfracelli. Evitiamo di far. No, dobbiamo farlo tirare per forza. Ma porca miseria. Comunque incredibile, signori. Io non riesco più a fare due passaggi di fila. Cioè, è dalla partita con l'Ajax. Dalla partita che abbiamo vinto 5-0 contro 5-2 contro il West Ham. Guarda, guarda che non riesco. Oh, sono riuscito a guadagnare un po' di spazio. Guardalo. Ma chi? C'avevi a Lopez. Guarda dove era Lopez. In fuorigioco nettissimo. Però va bene. Però va bene. Dettagli, dettagli. Credo Lopez deve un attimino ancora ristabilirsi. Ristabilirsi. Vacci tu, mannaggia. Vacci bamba. Vacci bamba. Vacci bamba. Buono, Claudio Lopez. Per Ronny, che va bene, va bene. Ci va Ronny, ci va Ronny. Fa che cazzo non la fai, Ronny. Guarda come si è allargato Claudio Lopez. Guarda come si è allargato Claudio Lopez. Va bene, calma, 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 calma. Siamo in campo, siamo in partita comunque. Siamo in partita. Siamo in partita. Abbiamo dato qualche squillo di presenza. Ora, io non so dove sia passata quella palla e non voglio nemmeno vedere il replay. Perché potrei buttare fuori chiunque. È inutile, questa cosa è inutile perché Babangida non ce l'ho più sulla fascia. Babangida non ce l'ho sulla fascia. Oh, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Guarda, 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 guarda il Bamba che guarda Ronny che guarda. Dai, dai, bello, bello, bello. Guarda, passagliela, passagliela. No, no, sono un cretino. Sono un cretino, signori, sono un cretino. Sono fottutamente un cretino. Sono fottutamente un cretino. Sono un cretino. Lì dovevo non è che dovevo tirare in porta, lì dovevo sfondarla la porta. E invece ho voluto cercare il gol sicuro, il gol cosiddetto della merda praticamente. E la merda invece l'ho fatta io.
che ho fatto una cagata terribile. Ma porca miseria, cioè ero riuscito a liberare Ronaldo da solo davanti al portiere. Una cosa che non succederà mai più nella vita, però va bene. No, ma porca. C'è qualcuno dei miei lì? E te, porca miseria, infame. Dai che fu, mannaggia, 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 mannaggia. Dai che si ferma. E non c'è nessuno lì. E non c'è nessuno lì. E non c'è nessuno lì. E sta palla che loro riescono sempre a trovarsi in maniera perfetta. Ma porca di una paletta. No, vabbè, dai. Ma che cazzarola l'ho appena visto? Ma cosa cazzarola stava succedendo? Dagliela, dagliela, dagliela. Era un 1-2. Era un 1-2. Cazzarola di una miseria, però. Porca miseria. Era un 1-2. Era un 1-2. Ed era anche buono come 1-2, cazzarola. Giustamente non c'è il mio, ma c'è sempre il loro giocatore che... I loro giocatori sono ovunque comunque, io non so in quanti sono in campo. Allora, guarda, guarda. Riesce qualcuno a arrivare a levare sto pallone da lì? No, non ci riesce nessuno. Porca miseria infame, non ci riesce nessuno. Uff, mamma mia, come sto sudando. Abbiamo sbagliato una delle azioni, forse... Mamma mia. Se ripenso... Quanti gol ci stiamo mangiando, signori? Quanti gol ci stiamo mangiando? È una cosa impressionante. È una cosa impressionante. Va. Io non capisco perché i miei devono sempre aspettare la palla proprio sui piedi. Quelli loro riescono sempre a essere reattivi meglio di chi non. Boh. Tu provaci! Boh, questa non l'ho capita. Tre volte gli ho detto di fare la triangolazione, non l'ha presa manco una volta. Dai, ma passala alla giusta però, mannaggia. Dai, però che cazzarola, oh, che cazzarola. Ah, no, 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 no. Arbitro, fischi la fine di questo primo tempo. Mamma mia. È che sono stressa grandissimo, Ivanov. Tu provaci, tu provaci. Tanto fischia la fine, lo sapevo. Non è che c'era nessuna possibilità. Cioè, se era al contrario avremmo continuato a giocare praticamente, ma visto che era un mio rinvio sul contropiede, neanche da lontano mi fa continuare l'azione. Ai ai. Non voglio guardare i risultati delle altre partite, non li voglio guardare. Dobbiamo pensare a noi stessi. A noi stessi che facciamo ste cagate terribili. No, 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 no. No! Boh, boh, io veramente, io boh, io veramente, io veramente. Guarda quest'altro che la passa così, guarda quest'altro che la passa così. Dove vai, Ronny? Io come che sto distruggendo un joystick. Io sto distruggendo un joystick. Secondo me è per questo che non fanno quello che gli dico io. Perché non. Il joystick non funziona più praticamente. Dai. Ma porca. Dagli lì. No. No, Stanno facendo dai, bene. no, vabbè, gli è passato davanti, gli è passato. Cosa cazzarola è successo? Mi si sono intrecciati gli occhi praticamente. Cosa sta cazzarola è successo? No, non riusciamo a fare due passaggi di fila, signorino. Non capisco il perché. O se. Non capisco letteralmente il motivo. Non capisco letteralmente il motivo. Guarda, 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 guarda che errori che facciamo. Guarda che errori che facciamo.
Guarda, gli dico il passaggio e neanche mi sente. Guarda, nemmeno riusciamo a tenere un pallone. Uno riusciamo a tenere. Uno, non lo riusciamo a tenere un pallone. Un pallone, non lo riusciamo a tenere. Ronaldo che dovrebbe correre come non so che cosa, non riesce a reggere fisicamente. Io capisco che è tornato da poco da un infortunio, ma porca miseria, però dai. Giallo per Forlan, perfetto. Ci manca che la prossima partita non abbiamo più giocatori, signori. Ci manca semplicemente questo. Io vi giuro, io non guarda. Io non capisco cosa sia successo, signori. Io non riesco più a fare due azioni che siano due. Due azioni che si guarda. Questo passaggio in profondità per Ronaldo che neanche è riuscito a partire. Ma porca miseria, Claudio Lopez mio, porca miseria, Claudio Lopez mio. Fanno proprio, signore. Vabbè, lascia stare, arrivano 22, io non ci posso credere, cioè stiamo puntando al pare stiamo pareggiando pure questo. Forse, signori, forse, perché la partita ancora è lunghissima qua la partita, non è che sta finendo. Non lo so, non riesco. Guarda, io non ho più il, non ho, non riesco ad avere il controllo giusto dei miei giocatori. Io non capisco che problema ci sia. Boh, Babangida è partito, signore. Babangida è partito. Una delle azioni del Bamba. Una delle azioni del Bamba. Una delle azioni del Bamba. Che riesce a rientrare. Bel Bamba. Rimessa del portiere. L'ha colpita proprio male. L'Internazionale non ce la fanno proprio a segnare. Una volta Babangida, questi lì. Li segnava a occhi chiusi, li segnava sti gol Babangida, a occhi chiusi li segnava sti gol. Dai, andiamo avanti di rimesse laterali praticamente. Ronaldo, la rimette Ronaldo, ma tu ti immagini che la rimette Ronaldo? No, ma chi che c'avevi Ronaldo lì? Mamma mia, ma che passaggio era per Claudio Lopez che era non marcato di più. Dico io, c'avevi Ronaldo libero che poteva partire in profondità. No, è andato a cercare Claudio Lopez che era fra 5 giocatori. No! No, ci sono momenti di silenzio perché veramente non so come commentare quello che succede. Quindi ci sono per forza dei momenti di silenzio, però attenzione, Babangida è partito, signori. Una delle azioni del Bamba. Cioè, non riescano a lanciare Ronaldo in profondità. Cioè, è incredibile, non riesco a lanciare Ronaldo in profondità. Non riesco a lanciare Ronaldo in profondità. Non riesco a lanciare Ronaldo in profondità. E questi si trovano da soli davanti al portiere. Io non posso pareggiare l'ennesima partita. La pareggite ci sta avvenendo la pareggite. Incredibile, è incredibile. Guardala, mamma mia, ma porca. Minuti di recupero, signori. Pareggio anche contro il Leeds. Pareggio anche contro il Leeds. Pareggio anche contro il Leeds, signori. Niente da fa, niente da fa. Non ci sblocchiamo, non ci sblocchiamo. Non ci sblocchiamo. Ho ammonito pure Jorga. Con chi gioco io la prossima partita? Non lo so. Mi sa devo richiamare. Dai, leva sto pallone. Da tanto fischia così, e lo sapevo io. Altro pareggio inutile, signore, pure contro il Leeds. Non riusciamo a sbloccarci. Guadagniamo un punticino, vediamo che hanno fatto le altre squadre. West Ham ha perso contro la Fiorentina, quindi la Fiorentina ci riaggancia. Il Dortmund batte il Marsiglia, quindi il Dortmund se ne va, signori. Il Chelsea pareggia contro l'Ajax. Ok, 14 tiri a 4. Abbiamo fatto non schifo di più. Abbiamo fatto proprio schifo pesante. Guadagniamo due punticini che sono inutili. Manteniamo la seconda posizione in classifica con un Dortmund che ormai se n'è andato a 5 punti.
Il Chelsea e la Fiorentina sono secondi, sono terze a 38 punti e restano lì. Va bene, signori, il destino ci ha dato questo ennesimo pareggio e ce lo teniamo. Dobbiamo trovare la quadra giusta, signori, però non giriamo completamente. Ma detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. La nostra corsa verso la promozione continua sempre di più. Mancano per la precisione, per la precisazione, per la preci per la preci per il punto. Per la fine del campionato mancano 4 partite e i prossimi due incontri sono importanti perché abbiamo gli scontri diretti contro Chelsea e Fiorentina, signori. Quindi dalle prossime due partite si capirà se possiamo puntare a una promozione o se sarà un altro anno in Serie B. Detto questo, signori, vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!